Allora Laura, splendida nel tuo abito nero, questa sera calcherai per la prima volta il red carpet di Venezia, giusto? Sei emozionata? No, appena. Tanto da pensare, da sperare, scongiurare di non fare una caduta tipo alla Bridget Jones, di pestarmi il vestito e no, sono emozionatissima, a parte tutto veramente. Tanto. Senti, prima con Gabriel parlavamo di sindrome da Peter Pan, tu ne sai qualcosa di questa sindrome? No, non la conosco. Non la conosci? No, so cos'è la sindrome di Peter Pan, non mi appartiene, sono una persona antica proprio, antica dentro, per cui no, vecchia maniera, vecchio stampo, no, non mi appartiene. Ah, io so che non appartiene a te, però... Non so dove vuoi imparare, ma io ci giro intorno. Ma il gossip dell'estate, siete state a Firenze, a Capri, quindi tutto a posto? Sì, tutto bene, tutto a posto. Poi tanto ne sapete sempre più voi di noi, per cui guarda... Vabbè, scusami. No. Senti, invece progetti futuri, lavorativi? Ma senti, sono in partenza per un progetto internazionale e un progetto invece per il cinema commedia, di nuovo, e al cinema internazionale anche, però di più non ti posso dire ancora. Ti aspettavi tutto questo successo dopo il Grande Fratello? No, anche perché non lo devo chiaramente al Grande Fratello, no, ma a Leonardo, certo, e lo ringrazio tanto per questo. Certo, ci sono io, sicilianissima ad hoc, che poi un pochino di natura sono, per cui di albero genealogico, anzi direi il sangue è quello. Quindi aspettatemi, guardatemi, seguiteci su Onore e Rispetto 2, un bacione.